Abbiamo appena consegnato le firme al Consiglio regionale del Piemonte per chiedere l'immediata riapertura degli ospedali dei pronto soccorso di Bra e Alba. È una petizione che abbiamo portato avanti come Potere al Popolo Alba e grazie anche all'impegno importante del laboratorio sociale Shabbat di Alba. Noi crediamo che questo sia solo il primo passo, la consegna delle firme, per una lotta che riguarda tutti i cittadini del territorio e non solo, perché riguarda il diritto alla sanità. Durante la pandemia incredibilmente sono stati chiusi gli ospedali di Bra e di Alba per aprire il polo di eccellenza di Verduno. Naturalmente noi non siamo contro la sanità di eccellenza, ma crediamo che la sanità debba essere un diritto per tutti i cittadini e debba essere una sanità pubblica che non sia invece un investimento a vantaggio dei privati. Per questo continueremo a chiedere la riapertura degli ospedali e una sanità realmente di prossimità pubblica, per un servizio che sia un diritto per tutti i cittadini. Grazie. Sì, noi come Potere al Popolo Torino abbiamo sostenuto questa consegna delle firme non solo perché effettuata presso gli uffici della Presidenza del Consiglio regionale nella nostra città, ma anche perché sia a livello regionale che a livello locale negli ultimi mesi abbiamo provato a impostare un lavoro di ragionamento e mobilitazione sui limiti profondi e strutturali del modello di gestione della sanità improntato alla regionalizzazione e all'aziendalizzazione, un modello che durante la pandemia ha mostrato tutti i suoi limiti, tutta la sua irrazionalità. Il Piemonte è una regione che è alle corde anche in questa seconda ondata, esattamente come nella prima. Serve invertire immediatamente la rotta, serve cambiare modello, servono investimenti immediati nel personale e nelle strutture. Serve tornare a un servizio sanitario nazionale e pubblico uscendo dalla scriteriata gestione delle regioni. Lo stesso modello di Alba, dell'ospedale di eccellenza, improntato alla partnership pubblico-privato, è un problema che abbiamo anche noi a Torino. Il progetto del Parco della Salute, storico cavallo di battaglia del centro-sinistra, sostenuto anche dal centro-destra e per ultima dall'amministrazione 5 Stelle, è rilanciato da Salizzoni del Partito Democratico durante la prima ondata. Quindi si continua esattamente sulla strada sbagliata che si seguiva prima, nella apertura di nuovi spazi per i privati nel campo della sanità, cosa che assolutamente invece non va bene. Bisogna tornare a una sanità pubblica, l'unica in grado anche di effettuare subito tutti i tamponi che servono per tracciare e per realizzare quel controllo e per arrestare il contagio, cosa che non è stata fatta fino a questo momento. Potenziare da subito la sanità pubblica, i lockdown sono necessari, ma serve allo stesso tempo immediatamente fare dei provvedimenti che diano sostegno al reddito a tutti coloro che perdono il lavoro o hanno un calo del loro reddito. Si prendano i soldi dai redditi più elevati, si prendano i soldi dai ricchi. Come Potere al Popolo crediamo ancora oggi più che mai che la battaglia per una sanità diversa si colleghi alla lotta per un nuovo modello economico e sociale di cui tutti noi abbiamo molto bisogno.